Pacco l'ho già aperto, e però i singoli capi, i singoli capitani ancora no, e li apriremo insieme. Sono curiosissima, secondo me ci sono delle cose molto fighe. Ma prima di iniziare, ovviamente, vi ricordo di andarmi a seguire sui social: Instagram Lilli Meraviglia, TikTok Lilli Mera Quella Vera, sito Viola Lilli Mera, e se vi sabbate potrete entrare nel gruppo Telegram esclusivo con me. Ma iniziamo, io non so da dove iniziare, perché sapete che ogni volta che vedo questi pacchi impazzisco e dico: oddio, da quale inizio? Quello più grande, quello più piccolo, quello intermedio, non lo so. Iniziamo con questo, una cosa semplice ma che mi sembra proprio carini. Comunque sì raga, i miei capelli sono indecenti, lo so, stiamo cercando di organizzare con Ale, ma è un casino, potete immaginare sia un casino. Però sì, sono praticamente quasi bionda ormai, i miei piani dei capelli come sapete sono essere bionda, quindi ci sono quasi, guardate qui, sono quasi bianchi praticamente, vabbè. Comunque apriamo questo, una bustina, chissà cosa c'è, un regalino per me, no. Che cos'è? Oh, che carino, carino. Raga, è un top. Un top fighissimo con questa stampa, con il simbolo di Biohazard. Wow, che tra l'altro ce l'ho pure tatuato. Ora faccio vedere. Ah, ho messo il braccio, perché? No, è perché mi trovo, cioè, gemellini. E poi è figo perché qua c'ha questi ganci sulla parte da agganciare, insomma. Qui ci sono tipo di queste cinghie proprio tipo da, non lo so, zaino. Cioè, sembra un po' uno zaino. Cioè, non so se metterlo così sia una buona idea. Aia, mi piace il mio zaino. Oddio, una tovaglietta come zaino, ideale. Funziona. Scusate raga, oggi sono un po' così delirante, ma c'è qualcuno, qualcuno di voi ha da dire qualcosa? Ecco, comunque molto carino, molto carino. Ho preso una S, spero mi vada bene, ma penso di sì. Spero non sia troppo largo, ma penso di no. Oddio, già me lo vedo, già me lo vedo. Pensate che se non lo vedevo, cioè tipo facevo: ragazzi, guardate il mio nuovo top, bellissimo, ma lo vedete? Io non lo vedo. È un crop top, se l'ho visto ho detto troppo carino, poi con questo colore verde giallo fluo lime, ho detto la voglio, la voglio, lo voglio, e quindi l'ho preso. Poi cos'è qua? Del rosa di PVC. Che strano. Mi pare che prendo una cosa rosa di PVC. Io non lo farei mai. Non lo farei mai. Wow, raga, guardate, è un top. Spero mi stia bene e non con le tette troppo giù. È tipo una specie di bustino, vedete? Qua c'ha tipo tutte le allacciature così. Dietro sulla schiena è aperto e davanti c'ha questa chiusura che si apre fino al collo, e poi c'è il colletto. Questa è tipo la chiusura del reggiseno, quindi un reggiseno gigante. Io non oso immaginare quanto ci metterò a chiudere tutti questi gancetti uno per uno. Però niente, mi sembra molto carino. Sì, l'unica cosa, spero che non sia troppo giù il tutto, insomma, no? Che tipo le mie tette sono qui e questo coso parte da qui giù, insomma. Devo provarlo, però speriamo, perché è fighissimo. Appena l'ho visto ho detto wow, che carino. E poi vabbè sì, qua c'è questo spazio molle per infilarci le ragazze. Ragazze, siete pronte ad andare lì? Certo, chi non vorrebbe stare in un letto morbido di PVC rosa, cioè tipo ogni volta che ti muovi rimani appiccicato e fai tipo zassa. Molto molto carina, vediamo com'è indossata. E poi cosa c'è in questo quadrato? Cioè è un quadrato perfetto, lo vedete? No, ok, forse è più un rettangolo. Vabbè, non stiamo qua a fare geometria, anche perché ce l'avevo due in geometria io, quindi non voglio sapere. Questa è una felpa, se mi ricordo, adoro. Però non so se riuscite a percepire, ma sulle maniche è fatta così, tipo dinosauro, sì, dorso di un drago, di un dinosauro, non lo so. C'è pure sul cappuccio così e su tutta la schiena. Fighissima, bellissimo raga. Devo dire che dal sito in realtà mi sembrava verde scuro, infatti ero un po' indecisa se prenderla, perché dicevo boh, le cose verdi scure non è che io me ne metto tanto, cioè non lo so, ecco, lo prendo e poi se non mi piace il verde scuro poi me la pio nel culo, e quindi ho detto boh, non lo so. Però poi ho detto no vabbè, però è troppo carina, cioè mi piace troppo sta cosa del drago, la voglio, anche se è verde scuro troverò il modo di abbinarla. Invece è nera, non so perché dalle foto sembra verde scuro, però è nera, è pazzesca, è un po' oversize. Infatti mi sa che io ho preso una S perché era l'ultima rimasta. Sì, ho preso una S, era l'ultima rimasta, ho detto speriamo mi stia bene. Forse avrei preso una M perché a me piacciono belle grandi, però insomma è comunque oversize di per sé, quindi adoro. Pure questa non vedo l'ora di provarla, è super particolare, molto figa col cappuccio
cappuccio così mi fa morire. Cioè, non sono una grande fan dei draghi in generale, però molto simpatico, diciamo. Sì, mi fa dire ah, che carina questa felpa, che simpatica questa felpa. Mi lascio diciamo i pezzi forti alla fine. Di pezzi forti ce n'è uno che secondo me è proprio il pezzone del secolo. Però anche altre cose non sono male. Cioè, non che queste passate siano, cioè, vabbè. Questo è qua che dite, ma che ti sei presa? Cioè, i garzarete su Doskill, Lilli, ma si scema? Quelli delle da Shane. No, se non è una garzarete, ragazzi, non parlate prima di sapere. Questo è sicuramente una cosa a rete, ovviamente. Però, questo è difficile da farvi vedere. Sì, sembrano delle calze a rete, effettivamente. Però in realtà è un, diciamo, una maglietta da mettere sotto altre magliette, oppure da mettere così con le tette all'aria, così retinata. Qui si infila la testa, qui ci va il corpo e qui ci vanno le braccia. Ed è rinforzata sulle maniche, diciamo. L'ho voluta prendere perché solitamente io una cosa del genere la faccio, cioè con le calze che mi si rompono le allargo ancora di più in questa zona qui e poi me le metto. Però si rompevano sempre e qua soprattutto sulle maniche non sono mai, tipo si diventano tutte flosce scene. Quindi ho detto boh, proviamo a vedere proprio una maglietta fatta così, e ho trovato questa, ho detto voglio provarla. E anche perché è spessa, cioè non sono come le calze a rete, cioè è proprio più spesso tutto, sembra tutto più resistente. E sono molto curiosa perché secondo me è una figata, secondo me è fighissimo. E niente, vediamo un po' com'è questa rete. Guardate, sono in gabbia. In gabbia non ci vado. Poi raga, poi partono i pezzi. Allora, qui vediamo catene, quindi se c'è catena c'è boh, catena. Dite che vanno tutte e due da questo lato le catene, non una da un lato, una dall'altro. Non lo so, devo rivedermi la foto. Comunque è una gonna così normale di PVC. Quelle di Doskill mi stanno bene di solito, le XS. Cioè le mie gonne preferite di PVC sono di Doskill. Ho visto questa, ho detto wow, queste catene così con questo anello, la catena e tutto. Quindi ho detto voglio provarla. Solo che devo vedere bene, non mi ricordo se appunto la catena era da un lato e dall'altro, oppure se tutte e due da un lato. Vedete? Boh, devo rivedermi la foto. Dentro è così nera, morbida. Non lo so, mi piace. Queste gonne così dicono proprio Lilli Mera. Cioè, Lilli, ma che sta a fare? Ma me vai piace? Tutti, vabbè, te pio, vabbè. C'è da dire che Doskill fa un sacco di taglie. Io, tipo, per le gonne ho sempre problemi a prendere perché mi vanno sempre troppo larghe. Invece, quelle di Doskill di solito mi stanno bene. Mo, guardate come mi va larga pure questa, ma spero di no. Mi piace un sacco. Adesso, ragazzi, guardate che cosa c'ho qua. Del mucchiato. Facci vedere sta mucca. Raga, oddio, è bellissimo. Un crop top muccato, ma non so se riuscite a percepire il materiale di PVC. Io adoro. Raga, non avevo niente di PVC muccato. Ho visto questo e ho detto, cioè, vuoi venire qui con me? E praticamente è fatto così. Sì, un po' tipo costume da bagno, ma non è un costume. Certo, è già le cose estive. Vabbè, le stagioni tanto non esistono più. Dietro c'è la zip così. Vi giuro, io adoro, adoro. Spero che questi laccetti non si stacchino nel giro di un'indossata. Mi sembrano cuciti in maniera potente, quindi non dovrebbero. E questo è già un indizio del prossimo capo. Che raga, questo è il gran finale. Il gran finale che neanche io ho aperto. Quindi magari è un gran cagato, eh. Da, cos'era? Cos'era? Raga, no, cioè, vorrei contemplare questa cosa. È una giacca di PVC con il mucchiato peloso. Cioè, ma ci... Raga, cioè, io non so se ci stiamo rendendo... Io non so se ci stiamo rendendo conto di che cos'è. Cioè, questa me la devo mettere subito. Certo, muccato e leopardato. Questo coso sarà la mia vita. Scusatemi, non so come esprimere la mia... Cioè, è pazzesco. Mi sa anche un po' tipo da re. E le regine hanno tipo il coso rosso con le cose muccate, no? E questo è decisamente un gran finale perché io adoro questa giacca. Secondo me non è molto invernale perché non è tanto leggera, cioè non è una pelliccia, però non so cosa dire. Non so cosa dire, sono ammaliata dalla bellezza di tutto ciò. Adesso vi farò vedere tutti questi vestiti indossati con vari outfit. Ditemi se preferite la modalità in cui ve li faccio vedere man mano oppure alla fine, perché secondo me alla fine magari avete già presente
tutte le cose, quindi vedete direttamente gli outfit. Fatemi sapere come vi piace di più, quindi vi lascio alle provate e ci vediamo alla fine. Questo è il primo outfit, mi piace molto. Allora, alla fine la gonna, ho visto la foto ed è così più o meno. Le due catene vanno di lato, insomma, separate. Mi piace molto la gonna, molto carina, molto stile mia, insomma, nel senso pieno stile Lily Mara. Infatti ha le tasche, vediamo se sono vere queste tasche. Allora, raga, c'ha le tasche vere, che top! E si chiude pure con la zip, quindi nessuno mi deruba, favoloso. Poi il top, molto carino. Il problema è che, guardate, le bretelle sono un po' lunghe per me. Non si possono accorciare, però rimane su anche senza bretelle. Solo che tipo sono un po' flosce, vedete, cioè non sono proprio il top. Dovrebbe stare così e invece sta così, vedete. Tutto un po' floscio. Magari dovrò fare dei nodini qua, non lo so. Ditemi voi, perché vedete com'è, cioè tutto collegato, non c'è il coso per stringere. Chi ha le tette così in basso? Cioè, se me lo metto più in basso ho le tette dei pani, eh? Ma in giro con le bocce al vento. Questa qua, la retina, mi piace moltissimo. Super comoda, arriva fino a qui. Niente male, mi piace molto questo outfit. Voi che ne dite? Secondo me ci sta, ci ho abbinato queste New Rock. E niente, sì, un outfit da tutti i giorni. No, però sul serio, ci uscirei tranquillamente per fare la spesa, ecco. Nulla di così eclatante. Però il top è molto figo con questa stampa, mi piace tanto. Infatti peccato, raga, datemi una solution. Datemi una solution. Quindi questo è il primo outfit. Questo è il top. A parte che ci ho messo 3 ore ad allacciarlo, perché qua è tipo appunto un reggiseno gigante. Però come vedete non mi sta bene. Cioè, se alzo le braccia, qua si crea sto buco. Vedi la mia ascella? Qua si arriccia un po'. Non lo so, non lo capisco. Forse dovrei avere più tette. Se avessi più tette forse lo riempirei. Però non lo so, è proprio qua il problema. Non mi calzo, perché non riesco bene a alzare le braccia. Però quel poco che le alzo, vedete che fa? Ma che è? Forse è un po' più su. Così? Però non penso debba andare così. Non lo so, questo top o sto così proprio come una di TikTok. Così devo stare. E non so, raga, mi fa un po' male la schiena. Vabbè, è molto carino, magari sì, non è adatto alla mia fisionomia. Mi dispiace un po' perché, cioè, non lo so, ditemi voi, secondo voi mi sta bene o mi sta male? Però mi dispiace perché mi piace un sacco l'abbinamento rosa e nero, mi piace un sacco! Dannazione, però in realtà mi piace, vabbè, non lo so, passiamo al prossimo outfit. Raga, adoro, guardate! No, vabbè, io questa felpa pazzesca. No, vabbè, la cresta, raga, mi fa morire. E poi devo dire che la lunghezza è perfetta. Cioè, calcolate, una S. È una S oversize, sono alto 1,61 m. Lo dico sempre, perché così potete fare un confronto. Come vi ho già detto, pensavo fosse verde scuro, quindi boh, ho detto S, sarà un po' piccola. Invece è pazzesca. Cioè, è pazzesca. Cioè, guardate, è pazzesca. Non so cosa dire. Devo dire rrr. Che verso fa il drago? È il draghetto come va? Sembra anche un po' un coccodrillo. Non c'è nessuno che lo sa. C'è un coccodrillo. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, e con i denti punga e molto spezza pianga. Però quando è tranquillo come fa sto stro... Niente, sono molto felice di questa felpa. L'adoro. Non so che dire, mi piace un sacco, veramente top. Raga, ma io, cioè, quanto sono fashion! Io non resisto a questa eccessiva fashionaggine. Lo dico qua davanti a tutti, non resisto. Perché una cosa del genere, raga, questo altro. Ditemi che cosa non è questo outfit. Io adoro, non vedo l'ora di farci delle foto. Vi faccio vedere il top e basta. Il top mi sta benissimo, lo adoro. Io non so cosa dire, raga, veramente di questo outfit. Sono senza parole. No, raga, non so veramente cosa dire. Vorrei fare un minuto di silenzio. Troppo, un minuto non mi va. Però adoro questo qua, raga, veramente. Ditemi, ditemi, ditemi.
Vabbè, avrete capito il mio pensiero su questa giacca, su questo outfit. Vabbè, la gonna, come avete visto, sta bene con tutto, è molto versatile. Sono veramente molto felice. E quindi questo era tutto, raga. Ditemi qual è il vostro outfit preferito, il vostro pezzo preferito di questo video haul. Io come al solito ringrazio Dollskill per avermi inviato tutte queste cose incredibili. Vi lascio il link del sito giù nell'info box. Andatemi a seguire su Instagram, TikTok e il sito Viola. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!